Grazie a tutti per essere qui intervenuti e soprattutto grazie molte a Annalena per avermi invitata. Grazie. Leggere le poesie di Annalena è veramente una scoperta attraverso gli occhi di un'autrice caprese e quindi di una persona che a noi è molto vicina. E quello che vorrei dire è la stessa parola, poesia, viene dal greco poiesis e significa creazione. Quindi già dalla stessa eziologia della parola noi possiamo comprendere come un qualcosa che ci è dato, un qualcosa che è palese, attraverso un animo sensibile, un animo articolato, diventa un qualcosa d'altro, un qualcosa che va al di là di un semplice scorcio di tramonto o un bellissimo paesaggio, ma diventa un qualcosa intimistico che è proprio nella nostra natura. Ovviamente la poesia ha delle regole ben cadenzate, ben precise, e questo è dovuto alla metrica, ma proprio la metrica ci dà una musicalità della parola, ecco la particolarità della poesia. Le parole diventano musica, non abbiamo bisogno di strumenti musicali, non abbiamo bisogno di vocalizzi particolari, ma le parole che usiamo ogni giorno possono diventare musica se messe in una metrica ben precisa e con un animo aperto a scoprire l'oltre di quello che ci è già dato. Parlando con Annalena, gli ho voluto fare delle semplicissime domande e ho chiesto: ma Annalena, che cosa provi quando scrivi? Perché una persona dovrebbe leggere le tue poesie? E soprattutto, perché la natura è così presente nelle tue opere? E lei mi ha risposto semplicemente in questo modo, voglio dirlo precisamente. Marilisa, che cosa provo quando scrivo? Se ti dovessi dire un perché, non saprei. So solo che quando una parola, un oggetto, una sensazione mi colpisce, sento una necessità fisica di prendere una penna in mano e su qualsiasi oggetto su cui si possa scrivere, anche i tovaglioline di un bar, io devo esprimere ciò che sento. È come una lava che deve uscire e per dare la propria potenzialità si deve esprimere in quel preciso momento. Wow! E dico, scusami, ma perché io dovrei leggere le tue poesie? Ci sono scritte tante di quelle poesie. E lei con grandissima umiltà mi ha detto, io non te lo saprei dire. Però molte persone mi hanno detto, sai Annalena, io attraverso la tua poesia riesco a esprimere quel sentimento che altrimenti difficilmente io riuscirei ad esprimere. Ecco, io mi compenetro nelle tue parole per esprimere un sentimento che a me tempesta, il lampo, non sono degli oggetti che oggettivamente poi ovviamente lo sono, o fenomeni atmosferici, ma per me sono esseri che mi parlano e con cui io ho un dialogo. E se posso aggiungere una mia considerazione personale della natura che si sente in Annalena, questi, questi elementi, questi aspetti del paesaggio naturale diventano oggetto d'attenzione e di conseguenza anche letteralmente importante. La luna con dei suoi predecessori eccessi, mi permetti? E... grazie. La natura è sempre stata compenetrante in chi ha avuto un animo sensibile. Se noi pensiamo, nell'antica Grecia, il sole era Febo. Il mare era Poseidone, la terra era Gea, quindi noi in questo momento non è che stiamo tra mare, cielo e terra, noi siamo tra divinità, tra Gea, tra Poseidone, tra Febo, quindi è questo. E per impostazione sentimentale e soggettiva stabilisce il primo rapporto tra individuo e natura, fatto di consonanza personale, che si esplica soprattutto nei paragoni e negli elementi insornativi. Io adesso voglio leggervi una poesia di Saffo, il marchio. Non sono una grande interprete, ci provo. Complice la luna, sarcastica e ammiccante, nel suo sorriso di amore antico in quelle notte, perdute tra le trame di eternità, quando con suo dente e con sagace ingegno freggiasti il mio cuore, il marchio indelebile d'estatico dolore. Ecco, questa natura che porta un dolore fino a noi. E per impostazione sentimentale e soggettiva stabilisce il primo rapporto tra individuo e natura, fatto di consonanza personale, che si esplica soprattutto nei paragoni e negli elementi insornativi. Io adesso voglio leggervi una poesia di Saffo, il marchio. Non sono una grande interprete, ci provo.
Complice la luna, sarcastica e ammiccante, nel suo sorriso di avorio antico in quelle notte, perdute tra le trame di eternità, quando con suo dente e con sagace ingegno freggiasti il mio cuore, il marchio indelebile d'estatico dolore. Ecco, questa natura che porta un dolore... Veglia la luna sul silenzio degli amanti, avvolge la notte nel suo cupo mantello. Un sentiero di stelle illumina i passi, una musica divina intona un canto. Giace inerme il corpo e l'anima raggiunge te. Interpretazione, scritto, dovuta anche a una bellissima poesia che la sostiene. Sì, perché tutti sanno ovviamente i leopardi, la natura matrigna, che parte da una concezione personale per poi arrivare a una concezione universale di questa natura matrigna, che è anche una reminiscenza greca epicurea. E soprattutto quello che mi piace è, con la poesia leopardiana arriviamo a vette altissime di un rapporto soggettivo, individuale e mediativo con gli aspetti del paesaggio, che contribuisce a polarizzare l'attenzione secondo un gusto prettamente romantico. Quindi il cielo, le stelle, in particolare la luna, è un elemento centrale del romanticismo di cui Leopardi fa suo. E per l'appunto, adesso parlerò della poesia La luna, paragonandola poi alla poesia di Annalena tra luna e il cielo. Leopardi. Oh graziosa luna, io mi rammento che, or volge l'anno, sopra questo colle lo venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiare. Ma nebuloso e tremolo dal pianto che mi sorgea sul cio alle mie luci, il tuo volto apparia, che travagliosa era la mia vita. Ed è, né cangia stile, oh mia diletta luna, eppur mi giova la ricondanza e noverar l'etate del mio dolore. Oh, come grado occorre nel tempo giovanile, quando ancora lungo la speme e breve la memoria è corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste e che l'affanno duri. Bene, leggendo questa e leggendo le poesie, subito mi è venuta Annalena Cimino tra lune. Sussurro al silenzio il tuo nome e par di udire il mio. Un uccello notturno, furtivo, s'addentra nel bosco, sfiora i rami e risveglia i ricordi che di sognare mi parlava tra luna e il cielo, e le stelle, le ombre che come sorelle mi confidano per un istante, un singolo istante, mi ricordano di te, e vagando nel buio mi pare di sentire il tuo nome. Qualità. I temi accostamenti, parole fugace ma profonde, rendono le poesie di D'Annunzio quasi reali e cercano la percezione reale. Noi quando sentiamo D'Annunzio non leggiamo soltanto le parole, ma sentiamo proprio il suono, sentiamo le voci, cioè sentiamo in quel momento proprio ciò che in quel momento magari noi potremmo sentire. Ecco la grandezza della poesia. Noi potremmo sentire e il poeta ci dice già che cosa noi potremmo sentire, ed è una grandissima grandezza e fortuna in questo. E ovviamente la poesia per eccellenza, dove il panismo, dove natura e uomo si compenetrano completamente, anzi vi è una totale trasformazione, è La pioggia del Pineto. È un po' lunghetta, io leggerò soltanto Incipit e Scatocollo. Però proprio per questo motivo poi paragonarla con la poesia di Annalena sarà molto interessante. Taci sulle, la pioggia nel Pineto di D'Annunzio. Taci sulle soglie del bosco, non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano di gocciole e foglie lontane. Poi qui c'è un continuo incessante, e la rana e l'albero ha un suono e quello un altro suono. Bene. Proprio alla fine Ermione, la donna che è protagonista di questa poesia, che poi tutti sappiamo che è l'amata Eleonora Duse, diventa un essere della natura, non è più un umano ma è un essere della natura, e quindi finisce e dice: e piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri,
sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, Ormione. E qui la poesia di Annalena, Profezia Antica, ha proprio questa caratterizzazione di panismo, come la natura diventa totalmente in sé e l'uomo diventa natura. Quindi, profezia. Di turchese mare, scrigno di misteri e segreti, culla d'amore e di ardenti passioni, testimone silente di intrecci del destino e fusione d'anima. Capri tra le impetuose onde disperde i sogni al vento. E per concludere questo mio intervento voglio fare solo un'ultima considerazione. La poesia di Annalena Cimino è ricca di metafore con le quali cerca di spiegare l'immensità della vita e della quotidianità attraverso altre parole che riportano alla nostra mente subito sensazioni forti e precise. E niente mi è sembrato più consono di queste battute tratte dal film Il Postino, in cui recita Massimo Troisi e Filippo Noiret. Massimo Troisi è un postino che lavora e Filippo Noiret è Neruda. Mi sono sentito come una barca sbattuta in mezzo a tutte queste parole. Come una barca sbattuta dalle mie parole? Tu lo sai che cosa hai fatto, Mario? No, che ho fatto? Una metafora. No. Sì. No, ma veramente? Sì. Vabbè, dai, però non vale. Perché non lo volevo fare? Volere non è importante. Perché le immagini nascono casuali. Cioè, voi che volete dire allora? Che il mondo intero, no, il mondo intero proprio, dico, come col mare, col cielo, con la pioggia, le nuvole. Ora tu puoi aggiungere e dire eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Cioè, il mondo intero allora è la metafora di qualcosa. Ho detto una strozzata. No, per niente. Grazie a tutti. Grazie a Maria Cimoli. Ti devo fare i complimenti, Maria, perché abbiamo presentato cose di tutt'altro genere, di genere religioso. Non sapevo questa tua predisposizione per l'analisi poetica. Sei riuscita molto molto bene, ti ringrazio. Ora vorrei dire due parole sul nostro ospite, Umberto Coro. Credo che sia il caso di conoscerlo un attimino più da vicino. È sardo di nascita, quindi dovrebbe essere testardo, giusto Umberto? I sardi sono testardi, giusto? A voglia! Persino anche poeti, poi immagina. Però vive, vive a Cournier, un paese in provincia, no? Ah, bellissimo posto, va bene. Questa era una notizia vecchia allora, insomma, la dobbiamo aggiornare nella tua biografia. Vabbè, ti sei avvicinato. Sei pensionato, questo è vero, e anche lui dal 2007, quindi anche lui nella maturità, scrive e recita anche. Ha pubblicato una raccolta di poesie dal titolo Ancore e anche un romanzo in due volumi, La Quercia e I Bambini di Tutti. Una delle sue poesie è inserita nel libro di Maurizio Costanzo, Poetando, tratto dalla trasmissione L'Uomo della Notte. E altri suoi lavori si trovano a Superga, nel mausoleo del Grande Torino, mentre la poesia La Luna per il Sole è esposta in modo permanente nel Museo Epicentro a Pozzo di Borgo di Barcellona, provincia di Messina, che è il primo museo nazionale della poesia circolare. Non contento, ha iniziato anche a dipingere, direi con ottimi risultati, quindi la pittura come espressione di completamento di questa sua ispirazione. Bene, ti passo la parola per dire le parole. Che dire?
conoscere Annalena Cimino è stato così. Sarò il più breve possibile. È tutto cominciato con un premio letterario che si svolge a Torrelfina, in provincia di Viterbo, con una persona che adesso ormai non c'è più. E, nel 2014, credo, nel 2014 partecipai al concorso, dopodiché questa persona è scomparsa e ho preso io l'incarico di mandare avanti questo premio letterario. Nel frattempo ho avuto il piacere di conoscere di persona Annalena Cimino, le sue poesie, e devo dire che ci trovo un qualcosa che non che si assomiglia, ma che avvicina, come la luna. La luna è l'amica, forse anche l'amica un po' bugiarda di tutti noi, no? Perché ci fa sognare, ci fa vedere alberi che sembrano uomini, uomini che sembrano alberi, l'ho sempre detto questo. E lei c'ha questa specie di, questa confidenza con la luna, perché sono convinto che quella luna lì è la sua amica coscienza che gli risponde come risponde a me. E quindi penso di aver detto tutto di lei. Annalena Cimino. Grazie Alberto Caro. Ora declamate delle poesie insieme, giusto? In conclusione di serata, va bene. La cima si stagliava maestosa, lontana, senza intimorirci. Il vento soffiava forte, togliendoci il respiro. Avanzavamo senza voltarci. Il baratro era infinito, eravamo a pochi metri dal vertice. Il paradiso. Una corsa verso la meta, finalmente la vittoria. Toccare il luogo sacro, mirare con estasi quel dirupo ed il cielo terso intorno a noi. Sedermi accanto a te, in silenzio, ascoltando le note di una chitarra. Una forza misteriosa sembrava sorreggere l'universo all'orizzonte. Eravamo soli, ad un passo dal cielo, stanchi, felici di essere insieme, passo dopo passo, e raggiungere la vita. E dei fiumi straripanti di lacrime sul viso libero. Ora vai, mi ritorna tutto. Non ho più freddo, non piango e non ho paura, mentre poso un giglio nero sul tuo ricordo. Non c'è vita dove muore il vento, non c'è casa senza amore, non c'è memoria quando s'adombra il cuore. Che la luna s'addormenti senza aver baciato il sole. Non lasciare che il vento soffi lontano senza aver abbracciato il mare. Non lasciare che l'onda rientri senza aver accarezzato la riva. Non lasciare che l'ultima rosa muoia solitario fra le mani. Non lasciare che i miei occhi non si specchino più nei tuoi. Non lasciare che il silenzio cancelli il tuo ricordo.